Si va con le luci accese. Che problema per Olympique M nelle retrovie, ma adesso è tutto risolto. Macchina che prende velocità. Partiti in questo istante. È proprio Orly che la prende giusta, sta andando al comando su Navy B. Orly al comando, all'esterno il numero 5 di Orlandos. Sbaglia Orly, sbaglia rovinosamente Orly. Orlandos che sta scendendo al comando, all'esterno c'è il numero 6. Si tratta di Odette DL, mentre Navy B vorrebbe rientrare Orlandos, che però ha quella posizione, quindi Daniele Cuglini se la prende. Al comando è Orlandos, i primi 400 veloci di gara, all'esterno il numero 6 Odette DL, poi lì sotto Navy B, all'esterno gira anche Oara Mask, terzo in corda il 2 di Off Limits Room, poi all'esterno anche Odissea Lewis, quando i cavalli sono dopo 600 metri di gara con un parziale per i primi 6 in 45.4. Adesso Odette DL va su Orlandos, che di solito corre sotto con Daniele Cuglini, che alla fine si sta facendo scavalcare, all'esterno rimane Oara Mask. Cavalli che adesso transitano sulla penultima curva con Odette DL che una volta in testa continua a camminare. Orlandos lì sotto, Oara Mask non guadagna più di tanto, dice Luis in schiena, è chiuso lungo la corda Navy B. Quando i cavalli sono dopo un primo chilometro molto veloce, con sempre al comando Odette DL, Oara Mask che copre Orlandos che è molto richiesto, Navy B è in gabbia, non c'è spazio, i cavalli che attaccano l'ultima curva con Odette DL che finora ha fatto tutto bene, Orlandos che è lì a traccheggiare con Oara Mask, cavalli che sono a metà dell'ultima curva e Odette DL per il momento in vantaggio anche se un po' stanca. Al largo non avanza nessuno, Odette DL in retta d'arrivo in vantaggio, all'esterno viene Off Limits Room, di dentro Navy B, Odette DL che è stanca, avanza Off Limits Room, di dentro Navy B, Navy B che rimonta Odette DL sul palo, va a vincere Navy B nei confronti di Odette DL, poi del numero 2 Off Limits Room. 2 minuti e 3 decimi per Navy B, uno scatenato Gennaro Pacileo in grande forma che va a vincere. Dopo essere rimasto chiuso fino all'open stretch è crollato Odette DL che ha provato la fuga. Terzo il sempre valido Off Limits Room, 1-6-2 per la settima del San Paolo, è tutto.